Ciao telespettatori, voglio salutarvi con un saluto classico cristiano e antico. La pace del Signore sia realmente con voi e non è un'espressione religiosa buttata così, perché senza la pace eh, vivremo male. Gesù è il principe della pace. Beh, siamo e riprendiamo ancora eh, questa trasmissione che abbiamo intitolato Il Messaggio del nostro risveglio e dobbiamo dire che di risveglio ne abbiamo veramente bisogno tutti. Tempi di confusione, tempo soprattutto in cui molti ancora hanno allontanato, si sono allontanati dai principi della fede e della parola di Dio. Però grazie a Dio, anche se voi siete qui, e soprattutto se ci ascoltate e ci vedete, c'è la realtà che siete interessati, per cui ancora Dio ha un popolo che continuerà a crescere e a venire a Lui affinché possiamo veramente glorificarlo e realizzarlo attraverso le sue benedizioni. Bene, oggi c'è una piccola variante e una buona novità. Avete notato che non c'è la Fatina, quella che io chiamo la Fatina che è la sorella Maggie, ma c'è in compenso Anna Maria. Anna Maria, tra le altre cose, è la segretaria pastorale per cui lavora nel campo del Signore da tanto tempo. Beh, io mi avvalgo sempre di una collaborazione fin quando è possibile, soprattutto perché? Perché non intendiamo stancarvi, intendiamo darvi e magari ricordare passaggi biblici su questo argomento così importante che riguarda il risveglio, ma il risveglio ha un, diciamo che il titolo, il sottotitolo è, è che stiamo parlando della preghiera, stiamo parlando di quello che ho sempre definito fin dal principio il respiro dell'anima. Ovviamente, quando l'anima respira c'è bisogno di ossigeno e l'ossigeno è celeste, viene da parte di Dio. Bene, ci colleghiamo subito, immediatamente e soprattutto ci riallacciamo a quello che è stato l'ultima volta, l'ultima trasmissione e abbiamo parlato, e ce l'ho scritto quindi non posso dimenticarlo, come deve essere fatta la preghiera fra cui abbiamo già parlato con fiducia in Dio, dando alcuni passaggi biblici, senza astio. E eh, questo è stato l'ultimo diciamo, punto che abbiamo trattato e anche dei passaggi biblici. Ci vogliamo ricollegare proprio a questo e io chiedo a Anna Maria di leggerci Matteo, Evangelo di Matteo o San Matteo, capitolo 5, i versi 23 e 24. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Quindi questo è un punto che abbiamo già trattato, ovviamente molto importante. Non possiamo pensare che se non perdoniamo agli altri il eh, eh, Signore eh, perdonerà a noi. Dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio. Però entriamo subito in quello che ancora, eh, qualche altra cosa che dobbiamo aggiungere a ciò che già abbiamo detto. La preghiera come deve essere fatta. E senza ostentazioni come gli ipocriti. E abbiamo un passaggio biblico in Matteo, Vangelo di San Matteo, capitolo 6, verso 5. Quando pregate non siate come gli ipocriti poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premo che ne hanno, ma tu quando preghi entri nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre, tuo che venne il segreto, te ne darà la ricompensa. Quanto è importante questo verso? Io penso che lo comprendiamo tutti in maniera molto esplicita, molto chiaramente. La preghiera è un atto intimo, personale, comunionale, di comunione intima l'uno con l'altro. Ma soprattutto dobbiamo farlo proprio nel segreto. Anche questo è un punto che abbiamo forse già toccato, ma toccheremo ancora. Nel segreto cosa sta a intendere? Saremo come gli ipocriti, sappiamo già che gli scribi e i farisei sono stati un cattivo esempio per il popolo, almeno alcuni scribi e farisei perché Gesù li chiamò appunto sepolcri imbiancati. Per quale ragione? Perché piaceva, e piaceva loro farsi vedere pubblicamente i cosiddetti santoni, o io li chiamerei i santissimi. Non ho mai creduto nei santissimi. Io credo soltanto in quel nostro Dio tre volte santo, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E credo nella santificazione personale di ogni credente, con il termine biblico che ripeto perché già è stato detto altre volte, santo significa separato dal mondo, appartate a Dio e io aggiungo per fare la volontà di Dio, vero? E anche la nostra Anna Maria conosce molto bene questo passaggio biblico, per cui ipocriti, coloro che vogliono mostrarsi, perché gli altri devono vedere: che bravo uomo! che Non pensate questo di me: C ho i miei difetti. Sono un essere umano che, come l'Apostolo Paolo, che una volta era un peccatore, oggi sono fallace, come lo sono tutti coloro che ancora vogliono seguire il Signore. Mi direte: fa fallace, fra quella essere fallace e peccatore, qual è la differenza? l'ho spiegata anche in qualche altra eh, occasione, proprio in questo programma. Il peccato è la trasgressione voluta, è eh, la fallacità, il fallo, sta a intendere invece quando non c'è la volontà, è eh, quando siamo deboli nella carne, a volte anche una distrazione, un comportamento che praticamente in quel momento non riusciamo a controllare, siamo fallaci ma mentre eravamo peccatori, diceva Paolo, lo ripeto anche spesso in questo verso, mentre eravamo peccatori Gesù moriva per noi, per cui il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato e quindi siamo giustificati, resi giusti attraverso il sacrificio di Cristo che è un sacrificio perfetto, quello che è il sacrificio della croce, del sangue di Gesù. Voglio ricordare che i sacrifici dell'antico patto, quello che appunto si riferiva in questo momento al passaggio biblico che parlava degli ipocriti, per dire, per i religiosi di apparenza, per quelli che erano appunto alcuni scribi e farisei, stava a significare semplicemente un sacrificio momentaneo, ma non era per il lavaggio ancora dei peccati, era una copertura, era come prendere un pennello, della vernice bianca e passare sopra una parete sporca e allora si vede bianco ma sotto c'è sempre lo sporco ma il sangue di Gesù Cristo ci lava ci purga ci purifica da ogni peccato e allora questo verso così bello come ci esorta ci esorta a non essere eh, diciamo visibili sotto l'aspetto di dimostrare la nostra santità dimostrare la nostra... Eh, consacrazioni il Signore ci conosce sappiamo che gli conosce l'intimo del mio, del nostro e del vostro cuore non c'è niente che sfugge al Signore lui conosce anche i nostri pensieri solo Dio conosce i pensieri a meno che non sono pensieri pilotati dal maligno quando arrivano cattivi pensieri, certamente non vengono da Dio, Dio però, li conosce tutto e noi riconosciamo che abbiamo bisogno e abbiamo continuatamente bisogno di lui della sua misericordia del suo amore e quindi attraverso in che, in che modo possiamo esprimere quelle che sono le nostre necessità attraverso la preghiera e andiamo avanti con questo nostro ammaestramento e insegnamento e andiamo a vedere anche un altro comportamento richiesto eh? Come deve essere fatta la preghiera? Senza soverchie dicerie, come i pagani. E Anna Maria, vuoi leggerci il Vangelo di Matteo, San Matteo, a capitolo 6, versi 7 e 8? Certo, nel pregare non usate troppo parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiedate. Beh. Questo è un consiglio che diamo a tutti, perché anche fra i cristiani molte volte eh, si pensa che bisogna dire tante, tante, tante cose. Eh, a parte che religiosamente c'è un'abitudine che viene un po' da quelle che sono, eh, diciamo, pure le usanze di un tempo che ancora rimangono in molti casi che abbiamo bisogno di ripetere, preghiera a memoria, eh, ripetizione di un numero infinito di preghiere, oppure la stessa preghiera ripetuta tante, tante volte. Ma il nostro Dio, prima che apriamo la bocca, già compreso, già ci comprende, per cui questa, questa parola, che è parola di Dio, ci dice, non usate tante di quelle parole che poi non servono a niente per forma, perché Dio già conosce quello che abbiamo bisogno. Dobbiamo parlare, colloquiare con Dio. Il Dio non richiede da noi un atteggiamento mistico particolare, Il Dio vuole la, nella semplicità. Ricordiamoci che nella semplicità noi realizziamo non solo la presenza di Dio, ma le risposte di Dio. Per cui questo verso parla molto chiaramente e dice: nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani. I quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ho espresso più volte, e lo dico anche adesso con tutta la sincerità, consapevole, che mentre parlo con voi, Dio ascolta ciò che io dico, indubbiamente. Quante volte la mia preghiera è molto breve. Forse potrebbe essere un consiglio anche per voi. Non mi definisco un pregatore di professione, voglio aggiungere di professione per farvi comprendere che mi piace pregare soprattutto quando siamo in comunione nella chiesa, quando abbiamo delle riunioni, anche perché c'è scritto quando due o tre di voi siete radunate nel mio nome, dice Gesù io sono nel mezzo di voi. Vera Anna Maria. Ma la mia preghiera è molte volte scandalizzare qualcuno perché è molto breve io ho imparato soltanto a rivolgermi nei momenti particolari speciali dico speciale anche in senso negativo poi ne avremo modo di proseguire il nostro ammestramento che riguarda appunto questo modo di pregare la preghiera io mi riferisco al Signore nei momenti di maggior necessità con un'espressione semplice semplice se vi piace è gratuita, Signore aiutami, però ho imparato ad aggiungere qualcosa. Forse prima dicevo solo: Signore aiutami, perché consapevole che Dio conosce ogni cosa, però qualcuno mi giustamente mi faceva notare che dovendo rivolgermi al Signore è preferibile dirgli anche il perché. E ci sono tante persone che ho incontrato negli anni che quando mi hanno incontrato, sapendo che sono un piccolo servitore di Dio, piccolo di statura, eh, piccolo sotto gli aspetti non di una falsa umiltà, ma di una realtà. A un certo punto mi si rivolgono e dicono: Fratello, prega per me, oppure amico, prega per me, oppure Remo, prega per me. E io, qualche volta, l'ho fatto anche apposta e dico: Perché cosa? E la maggior parte delle persone, sapete cosa rispondono? Rimangono un pochettino imbarazzate, e poi eh, si rivolge ma prega un poco per tutte le cose? No, questo tipo di preghiera non è gradita al Signore. E allora io posso dire e dirò sempre: Signore, aiutami. Ma se ho bisogno che Dio operi perché c'è qualcosa fisicamente che non va, io dico: aiutami a guarire, aiutami a star bene. Se ho un problema familiare. Presenterò il problema familiare, se è un problema economico, presento anche quello al Signore. Che qualcuno pensa che troviamo i soldi per terra oppure col panariello, il Signore ce li manda. Dio provvede ai nostri bisogni, ma lo fa con la nostra fede, quella fede che viene dall'udire e quell'udire che viene dalla parola di Dio. Per cui tante parole, tante cose. e eh, Ricorderete il passaggio biblico che probabilmente già ho citato, vi troverete e mi ritroverete a ripetere più volte anche dei passaggi biblici, anche involontariamente, dico involontariamente perché già li ho letti, ma siamo dimentichevoli, abbiamo bisogno sempre di ritornare sui passaggi della parola di Dio, ricorderete la preghiera del fariseo e quella del pubblicano, e che il fariseo è davanti all'altare e si sta vantando, mentre il pubblicano che d'altronde rappresentava e rappresenta ancora oggi, potrebbe rappresentare la categoria che non è molto spirituale, che non si è comportata troppo bene, una categoria anche di persone di una certa levatura spirituale di basso ceto, il fariseo si rivolge nella preghiera e comincia a dire... Io ti ringrazio padre perché io faccio questo, quest'altro, io pago la decima e all'epoca si parlava anche di quelli che erano i prodotti della terra, è vero, io pago la decima di questo, di quest'altro e poi girando si guarda il pubblicano che è in fondo è all'inizio del locale, diciamo, del tempio di allora, il quale è, è, con la faccia a terra si è piegato. Non si permette neanche di entrare, è sulla soglia e dice: La sua preghiera, abbi pietà di me, misero peccatore. E Gesù stesso che risponde in quella maniera. Mentre il fariseo si vanta con le sue tante parole, della sua presunta santità, e a un certo punto invece il pubblicano, con sincerità, sta chiedendo perdono. Misericordia. E cosa avviene? Che Gesù lo dice: chi dei due? Eh? A chi è, chi è stato ascoltato? Chi riceve l'esaudimento? E ovviamente la risposta è semplice: è colui che l'ha fatto senza soverchie parole e l'ha fatto. E lo fa semplicemente per la sincerità del proprio cuore, pentito del proprio peccato. E non c'è peccato che Dio non perdoni, salvo qualche. È un particolare peccato di cui non posso parlarne in questa occasione, ma sarà occasione di ancora un approfondimento di carattere biblico. Dio non può gradire il peccato, ma ama il peccatore. E il peccato viene cancellato attraverso il dono d'amore, il sangue prezioso di Gesù, che nonostante siano passati tanti secoli. Il sangue di Cristo come emblema ci purifica da ogni peccato. Ma c'è anche un altro verso biblico che voglio darvi, e dice Anna Maria. È in Ecclesiaste capitolo 5, verso 2. Vogliamo leggerlo? Certo. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, le tue parole siano dunque poche. Mi sembra più chiaro di questo, molti pensano che la Bibbia è difficile. Ma sapete che la Bibbia spiega la Bibbia? Eh? Lo dico a coloro che sono nuovi, ovviamente ai fratelli, coloro che ci seguono da tanto tempo, non avete bisogno che eh, sto soltanto ricordando delle cose, non ho la presunzione eh, di essere maestro di nessuno. Però io sono alla scuola del Divin Maestro. So che i miei esami non finiranno mai e voglio essere tale fino alla fine quando il Signore mi chiamerà. E Sapete qual è la frase più bella che Gesù utilizzerà? L'ho detto e lo ripeto e lo ripeterò ancora nel, nel futuro. Entra benedetto dal Padre mio nella gloria del tuo Signore. Vera Anna Maria? Eh? E questa è la frase più bella? Sarà anche per te, sì? Mm. Eh. E allora, questa, vedete questo verso come è preciso. Come si può mettere in dubbio un insegnamento con un verso, già è stato preciso il precedente, quello dell'Evangelo, che abbiamo letto di, appunto, eh, il passaggio precedente di Matteo. Ma in ecclesiaste, non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore... Non si affretti a proferire parole davanti a Dio perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche. Noi usiamo spesso in queste espressioni usare una sola parola pure. Alleluia. Che significa alleluia? Loda il Signore oppure lodate il Signore. E nel dire alleluia... Molti lo usano anche in maniera sbagliata, vero? Qualcuno lo usa anche per, a, a titolo commerciale, vero? E me lo ricordo attraverso qualche pubblicità. Che bel termine. È un termine, possiamo dire, che vale in tutte le lingue e in tutto il mondo. Alleluia. E in questo momento voglio esprimerlo col cuore, che il Signore vi benedica, mentre continuiamo a leggere la parola di Dio. Io ho aperto una benedizione intima nel mio cuore e lo spero che anche nel vostro cuore ci sia questa benedizione perché solo Dio può benedire. La benedizione degli uomini a volte arriva. Abbiamo anche fratelli che dicono Dio ti benedica, io ti benedico. Io preferisco che mi dicano e Dio ti benedica. Anche perché la benedizione dei fratelli pure mi fa piacere, che a un certo momento dico i fratelli per dire coloro che hanno una certa intimità con me, mi fa piacere eh, che, che non mi maledicono, perché poi ci sono anche quelli che mi maledicono. Quanti di voi magari state seguendo e state seguendo in maniera positiva? Chissà quando Signore Chiesa mi scoccia proprio. Io voglio continuare a scocciare quelli che si scocciano. E lo faccio, sapete perché? Perché so che Dio lo gradisce. Quanti ne ho trovati anche nella Chiesa o nelle Chiese che oggi, grazie al Signore, posso dire di poter vedere. C'è un popolo che ancora, ringrazio il Signore che è rimasto fedele all'Evangelo, che è ancora fedele. e Arriveranno ancora tanti altri, spero anche fra di voi. Eh, quanti ancora, magari all'inizio, quando proprio predicavo già all'inizio la parola del Signore tanti anni fa mi riconoscete dalla vecchia trasmissione dove il mio volto eh, chiaramente dimostra i segni dei tempi e del tempo quando qualcuno dice ma come grida quello ma è proprio antipatico sapesse quanto di quelli a cui ero antipatico ho avuto la gioia che poi sono diventato simpatico ma non è un piacere umano personale è il piacere di far comprendere che quel che Provo a dire e provo a fare, e soltanto perché, e lo dico con grande sincerità e onestà, per piacere a Dio. E a Dio sia tutta la gloria. Amen. Quindi, abbiamo trattato anche questo, questa parte, questa parte che riguarda, appunto, riguarda che non c'è bisogno di dire tante parole, di fare chissà che cosa, pensando di convincere Dio a suon di parole. Dio già ci conosce, già sa quello che abbiamo bisogno, anzi se potessi andare di più nella profondità della parola dovrei ancora trovarvi altri versi biblici dove troviamo scritto che prima che noi glielo chiediamo lui già conosce quello che noi eh, che vogliamo, lui conosce, lui conosce tutto, e lui è, è l'Onnisciente, non è solo l'Onnipotente, Dio è Onnisciente, lui conosce. Ogni cosa. Anna Maria, sei d'accordo? Amen. Beh, vedete, anche piano piano vedrete in modo come il Signore continua a benedire anche coloro che si adoperano per l'avanzamento del Regno di Dio. Anna Maria fa la prima esperienza oggi con me, con questa trasmissione, ma la sentirete che sarà anche più loquace nel prossimo futuro. Eh, immaginatevi per la prima volta eh, in pubblico in quel pubblico che è pubblico televisivo, ma il Signore sicuramente continuerà a benedire il lavoro che stiamo facendo, lo facciamo, ripeto, esclusivamente di Dio. per la gloria di Dio. E andiamo avanti con quello che è l'argomento, anche se stiamo giungendo alla conclusione di questa trasmissione, per poi parlare e proseguire con una prossima ma voglio almeno partire con questa che poi richiameremo nella prossima trasmissione. Bisogna che la preghiera sia fatta in uno spirito di perdono. In un certo modo ci stiamo già collegando, perché queste espressioni si collegano l'una all'altro, ma c'è un verso biblico, che è ancora questo, potrebbe essere la conclusione di questa trasmissione, come Matteo 5. 23, 24, che pare che già l'abbiamo letta precedentemente, però la rileggiamo. Eh? Certo, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi di tuo fratello, ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Anche la parola di Dio è tutto importante. Meravigliosa parola di Dio. Questo ci insegna che d'altronde poi troveremo e abbiamo trovato chi è che non conosce il Padre nostro? Eh? Dove ci viene insegnato è eh, la preghiera modello che ci ha dato il Maestro Gesù. Chi non conosce il Padre nostro? Rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, Vero? E Questa parola si collega a questo. Prima se hai qualcosa. E vuoi andare, eh, si parla di un altare, si parlava dell'Antico Patto, dell'Antico Testamento, si parlava della, soprattutto del servizio di culto giudaico, vero, il tempio, inteso in quella maniera perché oggi il tempio di Dio siamo noi, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, è eh, eh, la formalità, l'esteriorità, ha eh, eh, da, dato spazio a quella che è la realtà eh, intima, spirituale di ognuno di noi. Per cui ancora a quel tempo si usava andare sull'altare per fare l'offerta, era un'offerta fatta di, di altro genere, si offriva che cosa? Si offriva frumento, si offriva altre situazioni, erano offerte fatte appunto secondo la regola mosaica. Ma dobbiamo dire, come dice questa parola, prima di andare a offrire ancora qualche altra cosa, prima di fare l'offerta, la prima cosa che devi fare. Mettiti prima a posto, perdona il tuo fratello, eh, perdonali se tu ritieni che ti abbia sbagliato, perdonali anche quando pensi eh, che ha sbagliato lui, tante volte siamo nell'errore, tante volte siamo noi che sbagliamo, perché tante volte sono come vediamo le cose. Il perdono bisogna donarlo, anche qui c'è un verso che è più bello il dare che il ricevere, lo voglio usare anche per questa occasione che nel perdono noi possiamo, perdonando gli altri, non facciamo altro che permettere a Dio di perdonare noi stessi e nel perdono riceviamo grazia, riceviamo benedizione, riceviamo pace profonda nel cuore, riceviamo quello che umanamente non potremo mai ricevere perché ricordate che la benedizione viene sempre da Dio perché a Lui diamo onore, gloria e magnificenza. E allora concludo qua questa trasmissione, riprenderemo con la prossima trasmissione e mi ricollegherò un'altra volta a questo ultimo verso per poi proseguire un percorso indicativo della parola di Dio perché questa parola vi fortificherà, ci fortificherà, ci benedirà e potremo avvertire come la mano di Dio è poggiata. Sopra ciascuno di noi. Non mi resta che salutarvi con un saluto che non è formale, un saluto sostanziale. Che Dio continua a benedire la vostra vita. Pace nel Signore.